Davide Valsecchi, campione del mondo GP2, lo aveva preannunciato alludendo ad una probabile flop di Kovalainen, pilota scelto per sostituire Raikkonen negli ultimi due Gran Premi di Formula 1. Valsecchi si era detto sicuro di andare a punti, ora una petizione online nata tra i supporter di tutto il mondo vuole chiedere alla Lotus di dare una chance al pilota di Opilio facendolo correre all'ultimo Gran Premio di Formula 1 in programma domenica 24 novembre in Brasile. A lanciare la campagna in rete a favore del pilota è stato panorama.it, destinataria delle missive virtuali appunto la Lotus. Il motivo che ha spinto il sito a promuovere questa iniziativa è semplice e condiviso anche da molti addetti ai lavori. Valsecchi, campione mondiale in GP2 nel 2012, da quest'anno terza guida della Lotus, merita di disputare da titolare almeno l'ultima gara della stagione. In questo senso parlano chiaro anche i risultati fatti registrare da Kovalainen, scelto dalla scuderia per sostituire l'infortunato Raikkonen. Se la Lotus ha puntato su un pilota a fine carriera, ma esperto per fare punti in vista della corsa per la terza piazza nella classifica costruttori, l'esito di domenica scorsa, 14° posto, dimostra che la scelta è stata discutibile o quantomeno non ha dato i frutti sperati. Per aderire alla petizione basta scrivere un messaggio via Twitter o Facebook attraverso l'official fan page del team a Eric Bouillet, team principal della Lotus.